Allora, vediamo se vediamo. Prova, prova, prova. Ok. Ci siamo, ragazzi. Aspettiamo che si colleghino di nuovo gli spettatori. Tornate, tornate. Scriveteci in chat se l'audio vi arriva bene, grazie. Dateci un segnale. Ok, funziona, grazie Paolo, grazie mille. Ok, ora pian piano si ricollegano tutti gli spettatori. Questo primo incontro di questa ultima giornata di gara per questo weekend vedrà la finale delle eliminatorie junior dei 60 kg tra Andrea Fasan all'angolo rosso e Lucarelli Alessandro all'angolo blu. Ricordiamo che ieri Fasan ha combattuto contro Marfoi e ha vinto. Il vincitore di questa finale parteciperà alle eliminatorie nazionali a Monte Silvano dal 7 al 10 ottobre, insieme a tutti gli altri ragazzi che non avevano avversari in Liguria e quindi parteciperanno direttamente alle eliminatorie nazionali. Agli angoli vediamo i maestri Alessandro Zini all'angolo blu per la Elite Club Pegli e all'angolo rosso i maestri Enzo Celano e Mimmo Caffarelli per Andrea Fasan. Arbitra l'incontro il signor Mimmo Rutigliani. E oggi qui con me ci sarà il campione. Per noi è già un campione, il pugile pro Ervis Lala, che ieri ha combattuto e vinto il suo esordio da pugile pro. E con noi ci saranno altri tre ragazzi del team di Danger Box Milano e ve li si presenteranno da soli perché sono tutto un programma questi ragazzi. Quindi tra Ervis e questo team di Milano avremo una cronaca secondo me scoppiettante. Allora, Fasan ha 13 incontri e Lucarelli 3. Quindi, signori da casa, vi passo i nostri commentatori. Ragazzi, mi raccomando, i toni e le parole. Vi controllo. Bisogna schiacciare qualcosa. No, posso parlare. Allora, l'incontro è partito veramente alla grande. Presentati. Dopo? Oh. Parlo io. Questo incontro qua lo interpreto io. Devo schiacciare qualcosa? Sì. Allora, l'incontro si è appena si sta riscaldando. Ci sono tutti e due i pugili che stanno facendo dei bei scambi. Ora c'è una piccola fase di studio, Fasan mette molto bene due colpi, Lucarelli risponde sempre, c'è una piccola fase di studio ancora. Sta uscendo fuori un bel combattimento, guarda, sta uscendo fuori un bel combattimento, i ragazzi sono molto attivi tutti e due. Tutte e due qua, i miei collaboratori qua mi stanno dicendo che sono tutti e due ragazzi molto picchiatori. Come Secondo me già adesso è
gli ultimi 10 secondi. Gli ultimi 10 secondi possono decidere la ripresa, perché sono l'incontro, la prima ripresa molto equilibrata. Sì, la prima ripresa equilibrata, molto difficile da decidere. Gli ultimi 10 secondi il blu ha messo qualche colpo, Andrea ha reagito molto bene. E i miei qua, tra i miei amici qua, non siamo proprio d'accordo. Il verdetto del primo round, però aspetteremo la finale. Come l'avete visto questa prima ripresa, ragazzi? Prima ripresa, infatti, per me... Ho visto l'angolo blu, secondo me era un pelino un po' più in vantaggio, diciamo, perché è stato molto più deciso nei pugni, nei jab, nei ganci. Qui ho il mio collega di telecronaca che non è molto d'accordo con la mia decisione, e perché è di pari, però si vedrà nella seconda ripresa. No, ma conoscendo Andrea, perché si allena in palestra con me, lui uscirà fuori adesso. Mi raccomando, la cronaca corretta. Vabbè, non siamo tutti come lui, sporco, che è un fenomeno. Noi ci stiamo piano piano. Angolo rosso con il jab. Angolo blu cerca di chiudere all'angolo. Bel movimento. La finta all'angolo blu. Ora stanno studiando un attimo. Angolo blu va a mancare, però comunque va deciso. Angolo rosso ora col jab sta lavorando. L'angolo rosso tiene distante. Bello jab, l'angolo rosso prova a entrare, l'angolo blu non va a mancare. Ora bel destro, tante schivate blu. Comunque belle schivate. Bella schivata all'angolo blu ora. Angolo rosso deve vedere cosa riesce a fare con la distanza. Sono più lungo. Bella schivata all'angolo rosso. L'angolo blu entra al quarto alla testa e va a mancare. L'angolo rosso lavora col jab. Saltella, si muove bene con la mano. Il rosso ha capito dalla prima ripresa che il suo lavoro deve essere tenere distante, tirare fuori il jab, e infatti sta funzionando. È caduto l'arbitro, però non è successo niente. Va bene. Fine seconda ripresa. Penso che l'ha dominato l'angolo rosso. E vedremo l'ultimo round come andrà a finire. Se l'angolo blu reagirà o si attesterà l'incontro dell'angolo rosso. Sì, concordo. L'angolo rosso comunque c'è un jab bello veloce, bello forte, però l'angolo blu comunque c'ha delle schivate che rendono, e vedremo come andranno a categoria junior, ma stanno lavorando come dei una categoria youth oppure V2, quindi stanno andando bene. Ultima ripresa, terza e ultima ripresa, si vedrà come chi deciderà lo scontro. L'angolo blu cerca di andare al fegato. L'angolo rosso molto più lavora, si muove molto di più. L'angolo blu più statico, lavora più da fermo. Possiamo dire che l'angolo blu sta facendo il gioco che vuole l'angolo rosso. Sì, l'angolo rosso sta... Essendo comunque basso deve avvicinarsi, sì, e quindi l'angolo rosso automaticamente deve tenere distante e fare punti tenendolo distante. Bel colpo del gancio al fegato.
un altro è andato a mancare, però comunque bel tentativo. Vediamo se l'angolo blu riuscirà a reagire. Bel 1-2 dall'angolo blu, però seguito dal jab dell'angolo rosso. L'angolo rosso è molto bravo a usare il jab, perché è una distanza molto buona. Destro che va a mancare di un pelo. Gira molto bene l'angolo sinistro, l'angolo rosso. Bel jab. L'angolo blu cerca di chiudere l'angolo rosso. Sì, questa round secondo me l'angolo rosso sta dominando, però sta dominando. Dominando secondo magari me, un parolone. A mancare. Secondo me ultimi 10 secondi l'angolo rosso sta lavorando. L'angolo bei colpi dall'angolo blu. L'angolo blu molto tanta cazzina. Bello grintoso l'angolo blu. Ancora. Bello. Bello, bello. Ultimo round penso molto equilibrato. Equilibrato. Ora sta a decidere il giudice che secondo te? Sì, secondo me è abbastanza equilibrato e ora vedremo la con decisione un dei giudici. Secondo me è molto equilibrato, sì, ma sì, con sì, un vantaggio dell'angolo rosso. Sì, ora concordo, saremo a concordo, vedere concordo, le decisioni dei giudici. Esattamente. Bisogna essere sinceri, anche l'angolo e l'ha battuto ieri. E c'è da dire anche comunque l'angolo rosso ha comunque più esperienza, dato che ha 10 incontri mentre l'angolo blu ce n'ha solo 3, quindi devo dire che è andato molto bene l'angolo blu. Però c'è anche da sottolineare il fatto che ieri l'angolo rosso ha combattuto, quindi non sarà al massimo della sua forza, ma nel complesso hanno lavorato bene entrambi. Ora aspettiamo il verdetto. È il vincitore della finale. No, del primo lavoro. L'angolo rosso. L'angolo rosso ha vinto meritando e si aggiudica. Sì, vittoria meritata secondo me, sì. Meritata ma si è faticata, perché secondo me era quello là il livello. Si aggiudica la finale, meritatamente. Comunque da dire che l'angolo blu era molto grintoso e ha combattuto molto bene. Ha combattuto molto bene, ha cercato di riuscire a fare qualcosa, ma possiamo dire che l'esperienza ha fatto la sua parte. Ora ci divertiamo, che ci sono i vostri contro i miei. Allora, adesso per il secondo incontro abbiamo Salio Hassan della Grifo Box Rapallo e all'angolo blu Luigi Notini della Danger Box Milano. Questo è un match ordinario, quindi le eliminatorie sono terminate con la finale precedente. Ervis, visto che aspettiamo il match, un'impressione breve breve sul tuo match pro di ieri, l'esordio. L'esordio di ieri è stato molto atteso, perché aspettavo da anni veramente, dovevamo esordire già l'anno scorso, però non siamo riusciti. Però adesso che ho iniziato non mi fermo più e spero di combattere già nel prossimo mese qui a Genova. E lì vi aspetto a tutti, che cercheremo di trovare un posto dove si può venire col pubblico tranquillamente senza avere tutte queste restrizioni. Comunque sono contento, il mio avversario, oltre ad essere un bravo ragazzo, che poi abbiamo anche parlato, ci siamo scambiati anche i contatti, dopo ci sentiremo per fare anche allenamenti e sparring insieme, quindi è stato un debutto per me, un incontro debutto anche per lui. Io sono contento, speriamo di continuare così. Bravissimo Ervis, confermo, anche il tuo avversario Efrem è stato veramente
gentile, disponibile, veramente un bravissimo ragazzo, oltre che un bravissimo pugile. Allora, in questo incontro, ragazzi, abbiamo ad arbitrare il signor Clari Vincenzo del Piemonte e all'angolo rosso Saliu Hassan della Grifo Box Rapallo. Memorizzate il nome perché da casa vogliono sentire i nomi dei pugili. Hassan, angolo rosso, e all'angolo blu Luigi Notini. Ok, quindi vi lascio al pubblico a casa, ma fateci fare bella figura, mi raccomando. Saliu all'angolo blu Luigi Notini con 20 incontri, mentre all'angolo rosso Hassan dell'angolo rosso con 29 incontri. Uno squilibrio di... Al paragone, poi davvero non si scorre l'esame. Rosso e rosa, un casino. Lo so, non voglio preparare. Dillo. C'è un problema col paradenti, dato che in teoria il paradenti non deve, da regolamento il paradenti non può avere il colore del sangue, di conseguenza stanno riscontrando dei problemi per risolvere la situazione. Perché in caso di infortunio magari al palato o ai denti non si può riconoscere se... Tutto risolto. Ora si sta cercando di trovare un accordo, penso sia risolta e sta iniziando. Accordo trovato. È uscito. Ci siamo. Inizia il primo round. Ora staremo a vedere il combattimento. Bel diretto di Luigi Notini, bel diretto. Un altro colpo di Luigi Notini. È entrato Piero. Notini con un altro sinistro pieno in faccia. I due avversari si stanno studiando. Hassan con due ganci belli. Però molto bello. Bel destro di Luigi, bel destro. Bel sinistro ancora di Notini. Un altro sinistro di Notini. Lavora molto bene con i ganci. Tre ganci di Hassan. Cosa ne pensate di questo primo round? Per adesso stanno lavorando entrambi molto bene. Luigi Notini con i diretti, mentre Hassan cerca di entrare con i ganci. Luigi Notini si para, si copre il viso, entra bene con un diretto, ma stanno incrociando tante volte le braccia, rischiano di farsi male alle braccia. Bel gancio sinistro di Hassan. La prima ripresa, ragazzi, sta andando l'anima. Stanno lottando da leoni. Notini ora alle corde. Hassan al centro del ring. Si ribalta la situazione. Luigi Notini ora al centro del ring. Non devono abbassare la testa, sennò poi si scontrano e rischiano di aprirsi comunque il viso. Sinistro che va a mancare. Notini.
Notini al centro del ring. Diretto, un bel sinistro. Okay. Ok, vi presento il maestro Enzo Celano qua con noi. Ciao ragazzi, questi due ragazzi stanno andando molto molto bene, non si stanno proprio risparmiando niente, non si stanno risparmiando. Un bel incontro, bene, bravi. Bene, 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 perfetto. Io direi che come prima ripresa, Ervis, come prima ripresa, va bene. Vantaggio, sì. Sì, sì. Sì, sì, va bene. Ora vediamo le altre due riprese, come si comportano i due ragazzi e vediamo un attimino cosa succede, perché ogni ripresa ha la sua storia. Vediamo un attimino come portano i colpi, come si muovono, il fiato, perché è molto importante. Perché poi la terza ripresa è quella più decisiva di tutti, lo sappiamo benissimo. Perciò la terza è quella che conta più di tutti. Però ho visto dei bei colpi, entrambi. Ora vediamo un pochettino cosa succede. Vediamo l'angolo blu e l'angolo rosso. Via, inizia la terza, seconda ripresa. Vediamo un pochettino cosa succede, si stanno studiando i due ragazzi, si studiano, e ora vediamo un attimino che si giudica la seconda ripresa, e la terza è quella fondamentale. Vediamo anche il fiato come sono messi. Attenzione alla testa, infatti l'arbitro, anche perché senza caschetto si possono fare male. Ecco, uno di due si potrebbe fare male con la testa, ecco. Sono colpi molto molto forti e decisivi, entrambi tutti e due i ragazzi. Io li conosco tutti e due e giustamente non posso dare il parere di chi è più bravo, lo potete giudicare stesso voi, perché conosco tutti e due i ragazzi. Poi hanno una box molto pulita, molto efficace, molto determinante. Ecco, bene, bene, si vedono dei bei colpi, delle belle schivate, quello che piace al pugilato. Sta finendo la seconda ripresa, vediamo che poi i giudici che cosa decidono. Però è un bel vedersi, perché chi è a casa può vedere un ottimo pugilato. Iscrivetevi su FP Liguria, così almeno potete vedere anche tutte le volte che ci sono gli incontri, qua potete vederli direttamente con la diretta. Deve stare molto attento adesso perché cade nei colpi ed è molto pericoloso. Ecco, l'avversario blu ora ha tirato un bel gancio, però bisogna stare attenti alla testa, perché giustamente poi l'arbitro dopo un po' di richiami c'è il rischio di perdere. Però è un bel incontro, molto bello. Ecco, ora si è fatto vedere il blu, però sono colpi molto decisivi, molto efficaci. Bene, bene. Seconda ripresa. Ora vediamo la terza, chi è che se la giudica. C'è un piccolo vantaggio, non possiamo dirlo, non lo diciamo, non si dice, ci sono i giudici, poi magari diciamo una cosa, sbagliamo. Tutti e due bravissimi, bravo, hai detto una bella cosa, tutti e due bravissimi. Ora vediamo la terza, potrebbe esserci la svolta, la decisione,
Ora vediamo chi è che si giudica la terza. Adesso ha vinto un incontro. Ora vediamo chi è che c'ha più testa e c'ha più tecnica, vince, perché si sono dati dei colpi veramente molto forti. È stato veramente un bel incontro. Vediamo anche i giudici, che sono molto molto attenti, perché chi è che fa questa ripresa qua si giudica l'incontro. Però c'è anche il rischio, anche perché anche un pari, eh? Cioè, stiamo attenti, perché sai, a volte premiano. Il blu è molto molto tecnico, il rosso invece è molto aggressivo. Perciò ci hanno due cose. Sono due box diverse, perché come potete vedere, ecco, c'è stato un colpo molto molto forte, molto forte. Aia dietro, lì bisogna stare attenti, perché è molto molto pericoloso. Poi senza caschetto. I giudici, come vediamo, sono molto attenti a questo incontro, perché può esserci un pari come ci può essere una vittoria. Ecco, qua bisogna stare attenti ora, perché un colpo può portare la vittoria decisiva. Per conto mio, chi è che porta due o tre colpi a segno in questo momento può vincere l'incontro. Perciò vediamo. Manca poco. Devono stare molto molto attenti. Okay? Un incontro molto molto bello. Manca poco alla fine della terza ripresa. Vediamo cosa sta succedendo, c'è un po' leggermente un po' di confusione, entrambi stanno cercando il colpo decisivo. E vediamo cosa decideranno i giudici, è un incontro molto molto difficile, c'è una piccola... c'è un piccolo vantaggio che poi i giudici decideranno. Vediamo cosa succede. Sono gli ultimi colpi dell'incontro. Qua davanti a me abbiamo i tifosi dell'angolo blu. Aia, adesso dobbiamo stare attenti. Adesso bisogna stare molto attenti ora. Ecco, finito l'incontro, ora aspettiamo il verdetto, e c'è da aspettarsi di tutto, perché è stato un incontro molto molto bello. Qui sotto abbiamo i tifosi dell'angolo blu, vediamo, loro sono molto attenti al loro amico. Ora vediamo cosa succede. Sì. Vediamo cosa succede, vediamo i giudici che cosa dicono. Sì, potrebbe anche succedere un pari, però vediamo cosa succede. È un incontro molto difficile da giudicare. Molto molto difficile, perché entrambi non si sono risparmiati niente. Sì. Passiamo al prossimo incontro.
Allora, arbitrerà l'incontro il signor Massimo Rutigliani. Anche oggi vi terremo impegnati pochissimo, eh? Mancano solo due match e la riunione è finita. Ecco il cambio, Massimo Rutigliani prende il posto di Clari Vincenzo. All'angolo rosso combatte Daniel, salta la macchia della Celano Box Genova. Ora all'angolo si sta preparando con il maestro Enzo Celano. E all'angolo blu Fares, Alassi, Danger Box, Milano. Ciao Emi, abbiamo visto il tuo commento. Ciao Emi. Daniel salta la macchia a 14 incontri, 2 vinti, 3 pari, 9 persi. Contro Alassi Fares, 10 incontri, 9 vinti e 1 perso, un bel match. Ervis, ti lascio la parola. Questo sarà veramente un incontro molto combattuto. Questi due pugili sono entrambi molto capaci. Abbiamo Fares Alassi, angolo blu. Salta la macchia Daniele, angolo rosso. Salta la macchia invece, angolo rosso. Due vinti, tre pari, nove persi. Ah, ok. Sì, angolo rosso con 14 incontri, 2 vinti, 3 persi. Vabbè, sì. Ora vedremo come va a finire questo match. Entrambi i pugili sono alti, più o meno uguali. Dovrebbe essere un incontro bello. Ecco, sì. I due pugili ora si stanno un po' studiando, colpi abbastanza leggeri. Fares tiene il centro del ring. Bel destro da Fares. Sinistro che va a mancare. Bei movimenti, belle schivate. Sì, entrambi i pugili si muovono abbastanza bene. Bel colpo al corpo. Va a mancare. Un bel sinistro all'angolo blu. Entrambi i pugili vanno a mancare. Rientra l'angolo blu Fares con... È entrato un destro. È entrato un destro di Fares. Bel sinistro che entra da Fares. Ora va a mancare l'angolo rosso, però vedremo se riesce a combinare qualcosa di buono in questo match. Bel montante, solo che non è riuscito ad entrare interamente. Entra l'angolo rosso. È entrato molto nel tiro. Bel destro da Fares. Sinistro che viene bloccato, però buon tentativo comunque. Bel colpo al corpo da Fares, destro in faccia da Fares, bella schivata, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Fares qua ha fatto un'azione molto bella, molto bella. Sì, Fares Alassi, movimento eccellente.
sinistro che va a mancare. Ritorno dei due. Bel, mamma mia, questo faceva male. Mamma mia. Richiamato dall'arbitro perché è stato colpito un po' male, però comunque un bel colpo. All'angolo rosso schiva un paio di colpi, si mangia un gancio sinistro. Vediamo cosa riesce a combinare. Si mangia un, mamma mia, bel gancio sinistro. Bel gancio, sì, bellissimo. Bella schivata, Fares. Mamma mia, sì, il movimento è eccellente. Bloccato. Si mangia un... Intoccabile l'angolo blu. L'angolo blu, sì. È un pugile molto... Belle schivate. Belle schivate, no? Pugile molto forte. Pugile molto forte. Puliti. L'angolo rosso ora, dobbiamo vedere cosa riesce a fare, perché comunque si vede che è un pochino in difficoltà, però secondo me forse riuscirà a riprendere. Ora vedremo. L'angolo blu ora cerca di metterlo all'angolo, lo mette all'angolo, bel colpo al corpo, bel colpo, bel gancio sinistra alla testa, bellissimo, sì, qua l'ha preso in pieno, sì, questo era 10 secondi, fine round, l'angolo rosso a fine round sembra di aver scivolato, però comunque è riuscito a recuperare e ha combattuto bene. Sono abbastanza eco, comunque questo round è il primo round, dobbiamo ricordarci che è un round di studio, quindi di solito i pugili non vanno al 100%, ora il secondo round vedremo una box abbastanza più elevata del primo round, ora vedremo. Ora rinizia il match. Round, inizio della seconda ripresa, sì. Bel sinistro per partire. Mamma mia, questo faceva male. Anche questo. Belle schivate da Fares Alassi. Angolo blu in questo momento sta dominando. Però l'angolo rosso sembra. No, ha fatto una bella schivata all'angolo rosso. Ora vedremo l'angolo blu cosa riesce a combinare. L'angolo blu sembra che riesce a schivare. A controllare il gioco. Sì, schivare, controllare. È molto bravo col movimento comunque. L'angolo rosso deve... Un grande vantaggio dell'angolo blu. Sì, l'angolo rosso... Mamma mia, che male. Oh. Bel sinistro da fare Salassi. Ah, colpo al corpo, angolo blu. Angolo blu con va a mancare col sinistro, bel destro, belle parate. Sì. Sì, qua vediamo Fares Alassi che scambia tra la guardia mancina e sembra essere abbastanza bravo, cambia guardia abbastanza liberamente e scivola con i colpi, sì, qua è andato a segnare con un bel sinistro, ecco, questo era un bel colpo dal rosso, angolo rosso, ora vedremo come si comporta, un bel colpo al fegato da Fares Alassi, questi colpi dell'angolo rosso, i colpi dell'angolo rosso sono buoni, però... Fanno fatica ad entrare. La guardia di Fares Alassi comunque tiene molto, è molto coperto la maggior parte delle volte. Angolo rosso. Mamma mia, questo è un bel sinistro dall'angolo blu. Va a mancare un colpo dall'angolo blu. Fares Alassi coperto come sempre. Prova a entrare il rosso ma non riesce. Mamma mia, Fares Alassi va a vuoto però comunque riesce a recuperare. Molto composto Fares Alassi, mamma mia, bel destro, bellissimo destro, e un altro montante destro, va a mancare l'angolo rosso, sono tutti i colpi bloccati, bellissimo, questo era bellissimo, ora è entrato un colpo all'angolo rosso. Angolo blu para molto, molto facilmente i colpi dell'angolo rosso, l'angolo lavorando, blu. Angolo blu all'angolo, schiva tutti i colpi, mamma mia, bello, riesce a schivare i colpi con le mani giù, Fares Alassi impazzito, angolo blu, mamma mia, questo è pazzesco. Vediamo l'angolo rosso si riesce a controllare il match da ora. L'arbitro ferma, richiama per un montante che era
eseguito in un modo non corretto. Ora vedremo come riparto. Ultimi 10 secondi. Ultimi 10 secondi del match. Un montante dal rosso. Dei colpi dal rosso che vengono bloccati. Io ho visto una gomitata qua, però vabbè, non è stato chiamato. Rispetto per i cugini. Molto, molto bene. L'ultima ripresa, ragazzi. Non ci siamo accorti che c'era un'ultima ripresa. Ci siamo emozionati da questo match bellissimo. Allora vediamo i movimenti di Farah Zalassi e l'angolo rosso che comunque ora è iniziato a schivare abbastanza bene il movimento. Una box elevata, comunque stanno boxando molto bene. Ora chiaro è il terzo round, quindi sono un po' stanchi, però comunque sono entrambi bravi. Bel movimento di gambe da Farah Zalassi, cambia guardia e mette il sinistro. Bel colpo al corpo da Farah Zalassi, entra un destro dall'angolo rosso, però non sembra far troppo danno. Farah Zalassi continua, angolo rosso, mette due diretti, però non riesce ad andare a segno. Farah Zalassi convinto. Sì, l'angolo blu per ora sta andando molto bene, anche l'angolo rosso. Questo round è abbastanza EQ. Ora vedremo un sinistro che va a segno per l'angolo rosso. Va vuoto angolo blu, però mette un destro, bello angolo blu. Bel sinistro angolo blu, questo l'ha spostato la testa, molto bello, sì. Destro in faccia per l'angolo blu, mamma mia. Sinistro, gancio in faccia per l'angolo blu. L'angolo rosso deve trovare un modo per non prendere così tanti colpi, perché se continua così il match non andrà bene andando avanti. Bel destro, va vuoto l'angolo rosso, un sinistro per Farah Zalassi. Ora vedremo come riesce a comportarsi l'angolo rosso. Si riesce a portare bene i colpi, va a vuoto Farah Zalassi. Break del arbitro. Ora vediamo. Comunque un match molto eco, molto bello. Bel destro a Farah Zalassi, un destro al rosso anche. Ora angolo rosso va a vuoto, però comunque buon tentativo. Farah Zalassi sorride Farah Zalassi. Pazzo. Allora, vediamo una bella box. Entra un destro all'angolo rosso, però comunque Farah Zalassi riesce a contenersi, è molto composto. Ora clinch. Entrambi i pugili stanno combattendo molto bene. Va a vuoto l'angolo rosso. L'angolo blu entra con un destro, un bel destro. Ora cattivo Farah Zalassi. Bel montante da Farah Zalassi. Da parte dell'angolo blu. Pugno dietro la nuca. Il rosso comunque è molto composto, schiva molti colpi, è abbastanza bravo. Ora vediamo. Comunque bisogna ricordarsi che per salire sul ring è un coraggio pazzesco, quindi bel destro da angolo rosso, bel destro. Questo è entrato. Ultimi 10 secondi. Il rosso sembra aver recuperato. Ora c'è il clinch, il rosso sorride, alza la mano. Questo è... C'ha coraggio. Bravi, si congratulano. Abbiamo dato un po' di spazio anche ai ragazzi della Danger Box di Milano. Ci piace dare spazio un pochino a tutti nei commenti. Ora per il prossimo incontro abbiamo insieme a Ervis il maestro Franco Mascaro della Grifo Box Rapallo, che commenterà
con noi il prossimo incontro, il prossimo e ultimo incontro tra Marchese Gabriele e Sar Zaccaria. Abbiamo di nuovo la Celano Box contro la Danger Box, Genova contro Milano. Intanto vediamo questo verdetto. Attenzione, vince all'angolo blu Alassi Fares. Vince Alassi Fares della Danger Box Milano. Allora, passiamo il microfono al maestro Franco Mascaro. Intanto, maestro, ieri l'hai visto il match di Ervis Lala? Sì, molto bene. Sì, si è visto un bel incontro, indubbiamente un esordio, e negli esordi diciamo il pugile deve, come dire, il primo match sulle sei riprese deve fare un match, diciamo, così come l'ha fatto lui, con tranquillità, e è andata bene, via. Un consiglio per il prossimo incontro che dovrà affrontare, anche perché Ervis è stato seguito per questa preparazione anche da un preparatore atletico, lo salutiamo, Francesco Vincenti, era stato seguito già in passato anche da Gianluca Zoppi come preparatore, quindi diciamo che Ervis è stato seguito sempre da persone competenti, questo ricordiamolo, non basta il maestro di pugilato, ma maestro, come diciamo, è giusto avere anche un preparatore atletico che segua la preparazione, e quindi ha avuto questa occasione con questo personal trainer Francesco Vincenti. Quindi come l'hai visto rispetto ai match da OB? Allora, mi sembra che la preparazione c'era, infatti lui, ho visto che le ultime riprese è venuto su muovendo molto il tronco, caricando i colpi, però i colpi non partivano, dovuto forse, questo possiamo chiedere a lui, che comunque magari non so, non era convinto di poter arrivare alle sei riprese e non ha sparato tutti i colpi che poteva sparare, ma la preparazione c'era, era ottima, perché comunque è venuto fuori crescendo. Lo chiediamo a lui come mai non ha espresso tutta la potenza, diciamo, quando passava sotto nei colpi e non sparava due colpi. È vero, no, come preparazione ho fatto veramente una preparazione da 10. Non sono riuscito a partire subito forte, perché in verità pensavo però che di non farcela con le sei riprese, cioè di farcela lì dovevo fare sei riprese, però pensavo di arrivare alla quinta, alla sesta ripresa, che ero molto molto stanco e quindi non volevo rischiare più di tanto, per quello ho visto che l'incontro me lo potevo gestire tranquillamente e abbiamo fatto sei riprese così, però il prossimo combattimento so se rischiare, so come funziona il mondo del pugilato pro adesso, quindi nel prossimo combattimento sarò molto più deciso e darò molto più spettacolo. Cosa possiamo dire, Ervis, ai ragazzi che non hanno ancora un preparatore atletico e magari sottovalutano questa figura? No, il preparatore atletico è veramente fondamentale, ma non solo quando sei professionista, ma anche quando sei dilettante, che praticamente non puoi fare una dieta, fai da te, ti serve uno che ti fa una dieta. Quello è un nutrizionista, poi va bene, però anche quello, serve anche il nutrizionista, non solo il preparatore atletico. Però tutti e due insieme formano un pugile, quindi oltre ai maestri ci vuole un team. Quindi il team Lala. Il team Lala e team Celano, però eravamo una famiglia, eravamo insieme. Bene, adesso aspettiamo che sale sul ring Marchese Gabriele, un elite 64 kg contro Zaccaria Ibrahim, sempre anche lui della Box Milano. Arbitrerà il signor Enzo La Gala? Sì, arbitrerà il signor Enzo La Gala. Anche questo qui dovrebbe essere un bel match sui 64 kg e sono tutti e due, guardo attentamente. Era spento? Va bene, all'angolo rosso allora Marchese Gabriele e all'angolo blu Zaccaria Ibrahim.
categoria 64 kg, Elite. Anche qui dovrebbe essere un bel incontro. All'angolo rosso vediamo il maestro Enzo Celano con Caffarelli. Sono degli Elite che comunque prima serie, ma combattono col caschetto, senz'altro avranno fatto un accordo per combattere col caschetto, perché sennò di solito gli Elite dovrebbero combattere senza caschetto. Magari sono cambiato, all'inizio. No, ha cambiato la, cioè, dopo i 15 combattimenti passi Elite. Ah. Scusa, dicevi Ervis, questa nuova regolamento? Praticamente adesso dopo 15 combattimenti, dipende poi anche dalle vittorie e sconfitte, uno passa lì. Prima era dopo 10 combattimenti, combattevi subito senza casco, e adesso credo che abbiano cambiato la regola. Benizio, è iniziata la prima ripresa. Vediamo che il pugile rosso è in guardia destra. E comunque sono già partiti tutti e due abbastanza sparati, senza guardare tanto. Abbiamo visto due bei colpi dritti da parte del rosso, ma non andati a segno. Qui un po' di lavoro corpo a corpo con colpi abbastanza larghi. Insomma, sembra che questi due ragazzi si equivalgono, via. Vedremo magari qualche colpo particolare. Bel montante, bel gancio interno. Il pugile blu. Adesso il rosso ha colpito col montante destro. Adesso il blu ha cambiato guardia, è riuscito a portare un bel destro. E adesso il blu sta facendo un bel lavoro corpo a corpo, non vorrei che poi alla fine Gabriele magari sentisse sotto qualche colpo. Ancora adesso due bei montanti, un bel destro, ha arrivato a segno, e qui sinistro anche. Di nuovo un bel destro. Sembrerebbe che all'angolo blu il blu abbia un po' più di energia, ma vediamo adesso. Siamo alla fine della ripresa. Mancano gli ultimi secondi. Sì, diciamo che la prima ripresa, a mio parere, l'ha vinta il blu. Vedremo un attimino adesso cosa succederà all'angolo. Senz'altro gli verrà detto a Gabriele Marchese di fare qualcosa di più. Infatti mi sembra di capire che Enzo sta cercando di svegliarlo un attimino. È molto importante quando i ragazzi vanno all'angolo, e se seguono il maestro magari ti può aiutare a salvare l'incontro.
Anche questo comunque è un bel incontro, via. Ecco qui, siamo alla seconda ripresa. Anche qui una bella scarica di colpi. Sì, adesso Marchese Gabriele mi sembra che ci stia dando molto, molto ritmo all'incontro, sì. Ecco, Marchese ci è arrivato con un bel sinistro, poi si è fatto colpire di nuovo. Comunque un bel match, è tutta birra. Oh, stanno incominciando a lavorare corpo a corpo con delle belle bordate. Oh, bel colpo di rimessa. È comunque difficile vedere dei ragazzi che lavorano sotto, che riescono a picchiare sotto nei fianchi, questi qui sono bravi tutti e due. La scarica del blu. Sì, l'arbitro ha fatto vedere che c'erano dei colpi bassi, giustamente ha richiamato Zaccaria. Oh, adesso ci è arrivato bene Marchese con un bel sinistro dritto. E di nuovo con dei bei colpi interni. Bello, di nuovo, bene, molto bene. Bene. Mi sembra abbastanza che abbia accusato il blu. Abbia anche accusato il colpo. Bene, questa qui è un'altra ripresa che a mio parere questa qui la darei a Marchese Gabriele. Perciò il match si giocherà tutto la terza ripresa. Già che sono qui ne approfitto a chiedere a Ervis, essendo che sono un maestro, giustamente gli chiedo un attimino del sinistro, come mai era così basso? Il mio? Il tuo sinistro. Il mio sinistro? Perché lui era alto, quindi era molto alto. Non è la mia categoria. Sto facendo di nuovo un'altra categoria sopra. Il prossimo combattimento sarà nei Super Welter. Spero in Dio di trovare uno alla mia, almeno basso come me. Guarda, ve lo prometto qua in diretta, faccio un KO. Guarda, in diretta. Il giorno che becco uno basso. Va bene, allora ci sono tutte le prospettive per fare bene, va bene così. Adesso vediamo il finale di questa terza ripresa che secondo me chi sarà più forte si aggiudicherà l'incontro. Partito bene il blu con due colpi. Adesso un po' di lavoro ma senza colpi. Un po' più di spinte, niente di che. C'è di nuovo il sinistro del blu. Un po' di lavoro corpo.
bene. Zaccaria è riuscito a recuperare bene. Vediamo un attimino. Adesso un bel gancio preso. Di nuovo un sinistro. Indubbiamente hanno già dato tanto, eh? Sono stanchi, molto stanchi. Tutti e due. Infatti si abbracciano tutti e due, penso che ormai... due colpi, due ganci tutti e due. Vediamo l'arbitro cosa... Credo che sia saltato il paradento, i paradenti a Zaccaria. Respira Gabri, respira. Ora stanno caricando i colpi al massimo, sta finendo l'incontro. Anche qui. Comunque questi ragazzi si sono affrontati veramente a viso scoperto, eh? Guardia poca. Sì, sono quasi allo stremo. Bene Gabriele Marchese, bisogna stringere i denti, siamo quasi alla fine. L'ultima scarica da parte di tutti e due. E l'ultimo, abbiamo finito con un abbraccio. Un bel match. Io darei un pari, ma vediamo un attimino. Tu, Elvis, cosa pensi di questo incontro? No, io non posso spiegare. Non li anticipiamo. Aspettiamo il verdetto. No, vedete, non tocca a noi, no, poi giù si incazzano, si arrabbiano. Poi quelli a casa si arrabbiano quando ci sono dei pareri sui verdetti sbagliati. Che opinione, eh? Vieni qua, ma è... A casa apprezzano il verdetto giusto, che poi chissà qual è. Adesso tu con questa televisione qui metti in mostra i verdetti, eh? Certo, è giusto. Ce l'hai fatta tu adesso, sto lavoro qua, mica io. Sono io la colpevole. Chi lo vede? È giusto. Attenzione, verdetto. Incontro pari. Va bene, l'incontro pari, come si dice, accontenta sempre tutti. A me non piacciono i pari. No, è giusto. Senz'altro qualcuno avrà tirato un pugno in più, però... diciamo, per non scontentare nessuno dei due, non siamo che stiamo facendo magari un torneo, esatto. Ci può stare. Ci può stare. Allora vi salutiamo sul pareggio di questo ultimo incontro, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo ancora tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere i 1000 e superarli anche sul canale Pugilato in Liguria, continuate ad iscrivervi, a far iscrivere persone, ne abbiamo bisogno. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.